Dopo l'importante successo ottenuto in casa del Cava, i russi viene stoppato a domicilio da Ligia Marina. Un'espulsione per parte condiziona una partita ben giocata da ambedue le squadre che hanno cercato di superarsi, con i russi che ha maggiormente da recriminare. L'inizio dei falchetti, quest'oggi maglia nera, troncato dalla distanza, scalda subito i guantoni a Berardi. Dall'altra parte della rosa, con un movimento e un tiro che un tempo era di un certo Enrico Chiesa, a mettere paura alla porta difesa da Lolli. Lo stesso della rosa crea più di qualche grattacapo alla difesa locale, favorendo Biba per la volée che vale l'1-0 per la formazione ospite ed esultanza da parte dell'attaccante albanese con la propria panchina. Il russi non ci sta e tenta di sorprendere Ligea sulle fasce. Questo traversone messo al centro viene sventato dalla difesa ospite sul piede della corrente rava che deposita il pallone a fondo campo. Ma fa la grossa e Berardi, che è andato dritto su Gualandi, e l'arbitro non reca sorprese assegnando il penalty agli uomini di casa con relativa espulsione dell'estremo ospite. In porta entra Forlani, che viene freddato da subito così da Sob. 1-1 e palla al centro. Il russi, trovato in pareggio, sfiora nuovamente la marcatura, ma Calderoni non riesce ad arrivare su questo tiro cross. Nella ripresa gli uomini di Candeloro si fanno pericolosi con Gualandi, traversone al centro, abbondanza rinvia sui piedi di Calderoni che per poco non trova il 2-1. È la volta di Sov che centra un incredibile palo, protagonista né bene né male di questa sfida l'attaccante in maglia numero 9. L'azione prosegue con Godoli che, servito da Rava, mette alto. È la volta di Filippi che in acrobazia tenta il gol della domenica, ma nulla di fatto prima che Sov si faccia espellere per questa entrata pericolosa su Bocchini, che vale la doccia anzitempo. L'ultima occasione per i falchetti capita sulla testa di Gualandi, ma Forlani devia sopra la traversa, mentre per Ligia Marina alla fine dei giochi la timbra Mima, mettendo fuori direttamente da calcio piazzato. 1-1, punto che muove la classifica per ambedue le formazioni.